Benvenuti o bentornati su Fantapolen e benvenuti in questo video dedicato alla situazione fiorentina, durante il quale mi legherò in maniera abbastanza netta alla partita di ieri sera in casa contro l'Inter, la sconfitta per 4-3 in una partita che è stata da film, insomma, una partita piena di situazioni rocambolesche. Che mi sento di poter dire senza essere etichettato come un tifoso, perché penso che qualsiasi persona appassionata di calcio neutrale che ha visto la partita possa dire che la partita stava manovrata dall'arbitro, cioè questo mi sembra abbastanza palese. Errori arbitrali in questa stagione ce ne sono stati tanti, nei miei video post partita spesso ho criticato gli arbitraggi, situazioni discutibili, però nella partita di ieri di errori ce ne sono stati tanti e tutti in una direzione, cioè tutti a favore della stessa squadra, quindi quando ci sono 5-6 errori tutti dalla stessa parte, alcuni gravi e che indirizzano pesantemente una partita, è palese, cioè si può sintetizzare tutto con partita manovrata. Non voglio dire partita venduta, perché non penso la Fiorentina abbia una classifica tale per vendere le partite. Non voglio nemmeno esagerare dicendo che l'Inter compra le partite, anche perché con problemi economici ci ha, non penso che si possa permettere di comprare le partite contro la Fiorentina, dove non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno, però sicuramente l'arbitro ha fatto di tutto per far vincere l'Inter, questo mi sembra abbastanza palese. E quindi senza dilungarmi troppo sugli errori che sono palesi, perché i fallo di Di Marco su Bonaventura, una volta che vai a vederlo al VAR e fischi rigore, quindi attesti che c'è stato un fallo, non si può non buttare fuori, addirittura nemmeno ammonito, cioè veramente un fallo che se Bonaventura avesse avuto la gamba a intenzione gli spezzava la gamba e gli concludeva la carriera lì, non si può non buttare fuori un giocatore su un tackle di questo tipo, e un rosso alla mezz'ora sicuramente incideva. E il calcio di rigore si può dare? Si può non dare quello su Lautaro, dico, sull'uscita di Terracciano. Ma se lo vuoi dare, dallo, però poi non puoi non fischiare il fallo di Dzeko su Milenkovic all'ultimo minuto. Cioè, e poi tutta una conseguenza, cioè una sequenza, scusate, di falli tattici dell'Inter su ripartenze da Fiorentina mai ammoniti. Cioè, proprio una squadra ai paletti, l'Inter, nel secondo tempo, e questo è grave, per l'Inter, attenzione, cioè l'Inter è lo specchio del proprio allenatore, un allenatore che secondo me ha dimostrato sia l'anno scorso che in questa stagione sta dimostrando di non essere all'altezza per poter allenare una squadra che mira a vincere, una squadra che è costruita per vincere, per primeggiare. È un allenatore troppo codardo, senza personalità, che è adatto ad allenare realtà calcistiche di seconda fascia, come poteva essere la Lazio, che non ha l'obiettivo di vincere, ha l'obiettivo di far bene, di raggiungere un traguardo europeo. Dico di posizionamento in Italia per la qualificazione delle coppe europee, dove puoi fare un exploit come ha fatto la Lazio, dove stava quasi per vincere il campionato nell'anno dell'interruzione della stagione per Covid. E quello lo può fare, però partire in una squadra con pressioni, con l'obiettivo dichiarato e univoco di vincere, non è all'altezza. Un allenatore che va a Firenze contro una squadra in crisi, una squadra in difficoltà netta, prende 3 gol, leva il centravanti per mettere un difensore perché ha paura di perdere, non è assolutamente un allenatore da Inter. E il fatto che ci sia una guida tecnica e caratteriale di questo tipo poi si rispecchia su una squadra che è riuscita a far resuscitare una Fiorentina che in qualsiasi altra partita di questo campionato, nelle stesse condizioni, è deceduta. Perché anche la Fiorentina è una squadra senza personalità. Questo, secondo me, non tanto colpa dell'allenatore quanto delle individualità in campo. Però è una squadra che non ha mai avuto una reazione come quella che ha avuto ieri. Non è mai rientrata in partite dove è andata sotto in maniera netta. È una squadra che di solito si è sciolta come neve al sole. E invece ieri, complice l'atteggiamento dell'Inter da neopromossa, è riuscita a rientrare in partita. Quindi, potrei stare 20 minuti a parlare di come l'arbitro ha manovrato la partita, sì, però farei un video come secondo me ce ne sono milioni, come ci saranno tutte le trasmissioni televisive sulla Fiorentina e i commenti alla radio post partita, insomma, dove si sono tutti focalizzati su due cose, l'arbitro che ha manovrato la partita e l'errore di Venuti. Io invece voglio andare oltre, voglio andare a sottolineare quello che in questa squadra palesemente non funziona, perché se è vero che questa partita è girata male,
È vero che questa partita, diciamo, possiamo dire, è stata decisa nel risultato prima che iniziasse, e è altrettanto vero che la Fiorentina ci ha messo del suo, perché giocare in casa con una classifica da zona retrocessione, perché hai una media di un punto a partita, quindi è una classifica da zona retrocessione, contro una squadra che è costruita per vincere lo scudetto, e sei in crisi di risultati e di gioco. L'obiettivo è non perdere, cioè un pareggio va benissimo, come per me andava bene il pareggio a Lecce, cioè perché Lecce non è un campo facile, è una squadra solida, e strappare un pareggio a Lecce in rimonta, cioè dove perdevi, secondo me è un buon risultato per quella che è la Fiorentina di questa stagione, perché io non ho mai considerato sta squadra una squadra che può ambire ai piazzamenti europei. È una squadra che se pareggia a Lecce è un buon risultato per come si era messa la partita, che poi si sia messa male perché hai giocato male, hai fatto schifo, ma quello però è conseguenza del fatto che la squadra è mediocre. Quindi ci sta che tu venga messo sotto dal Lecce tutto il primo tempo. Ci sta, non è una cosa scandalosa, è in linea con il valore della squadra. Però io non posso vedere una squadra che in casa contro l'Inter prende 4 gol in contropiede e ne evita 2 perché una la para Terracciano su Barella, una l'Inter sbaglia il passaggio alla fine, cioè. Perché anche il rigore arriva su azione di contropiede. E non esiste che una squadra come la Fiorentina, che ha gravissime lacune in fase offensiva, perché è una squadra che non fa gol, debba ritrovarsi a prendere gol in contropiede. È assurdo. È veramente assurdo. Anche sul 3-3 va bene c'è il fallo di Dzeko su Milenkovic. Va bene Venuti è un ghiozzo perché fa un intervento che non è da calciatore, tirando la palla addosso a Mkhitaryan. Va bene tutto, ma mi spiegate perché la Fiorentina deve subire un contropiede 2 contro 2 al 95esimo dopo aver recuperato la partita al 90esimo? Ma perché contro l'Inter? Io non l'avrei accettato nemmeno contro la Cremonese di prendere un contropiede così al 95esimo, ma figuriamoci contro l'Inter, in una partita dove tra l'altro hai avuto l'arbitro contro, cioè dove strappare un punto sarebbe stato clamoroso. Io non sono atteggiamenti di arroganza, di supponenza, di mancanza totale di umiltà che questa squadra non si può permettere. E vedere nei minuti di recupero Terracciano che recupera il pallone su un cross sbagliato dell'Inter e si butta a terra per perdere tempo, e il resto della squadra che sale e lo invita a rinviare lungo subito perché non gli va bene il pareggio, vuol dire che nella squadra non è nemmeno chiaro qual è il valore, la dimensione di questa squadra non è chiara. Perché tu hai un portiere che è ben contento del pareggio, si butta per terra per perdere tempo, e il resto della squadra che invece non si accontenta del pareggio e stimola il portiere a rinviare veloce perché vuole vincere. Ma allora, c'è gruppo? No, perché poi ho visto, ho letto, insomma, nel post partita le dichiarazioni di Bonaventura che sostanzialmente ha criticato il valore della squadra, del reparto offensivo. Cioè, non c'è nemmeno più il gruppo. E già la squadra, secondo me, a livello individuale è mediocre. Perché si sta parlando di una squadra che, se vai a vedere i giocatori uno per uno, sono tutti giocatori comunque da media classifica, media bassa classifica, cioè non c'è un top player da zona europea in questa squadra. No, non c'è. Quindi già di base la squadra è mediocre ed è costruita male perché ci sono tanti ruoli dove siamo scoperti, dove vanno adattati i giocatori che non sono nati in quel ruolo lì. Ci sta un allenatore che ha una certa idea di gioco e i giocatori non sono adatti per mettere in campo quell'idea di gioco lì, nonostante l'allenatore da un anno e mezzo è qua e hai potuto fare due campagne di mercato, due e mezzo, diciamo, su questo allenatore. Quindi gli errori della dirigenza ormai sono palesi. Però, a maggior ragione, perché la squadra è costruita male ed è scarsa, non si può permettere questo atteggiamento. Non si può permettere di contestare sul gol del 4-3 dell'Inter un fallo su Milenkovic nella metà campo avversaria, su un rilancio del portiere. Ma cosa sta facendo? Non si sta perdendo. Non è il gol del 4-2. Non dice: guarda, sto perdendo, vado tutti in avanti perché voglio provare a pareggiare. No, te avevi già pareggiato. Non è giustificato quell'atteggiamento lì. È un atteggiamento che da una squadra che è a 3 punti, 4 punti dalla zona salvezza, dopo 11 giornate, no, non si può permettere. E qui ci sono tante cose che non vanno bene. Anche io italiano l'ho sempre difeso, perché io penso che con una squadra costruita così male,
sia difficile fare ottenere dei risultati e fare grande calcio, perché non hai i giocatori adeguati per poterlo fare. Però il suo stile di gioco, la sua tattica di base col baricentro alto ci sta condannando. Ci sta condannando, perché purtroppo questa è una squadra che deve guardarsi allo specchio, rendersi conto dei propri limiti, che sono molto palesi e molto gravi, e cercare di costruire una stagione dignitosa tenendo conto dei propri limiti, cosa che questa squadra non sta facendo. E qui vengono fuori poi tutte le situazioni che vengono fuori. Io sono d'accordo che in quest'anno gli arbitraggi sono discutibili nei nostri confronti, perché ieri la partita è stata scandalosa, però per dire, anche a Bologna il gol di Arnautovic era palesemente irregolare, perché Casius andò col gomito su Martinez quarta. Il gol che si prese a Udine, per me si può dare, non è un fallo netto quello di De Olofeo su Venuti, però ho visto annullare gol per molto meno in questa stagione, quindi indubbiamente ci sono tutta una serie di situazioni arbitrali discutibili quest'anno. Diciamo che gli aiutini dell'anno scorso ce li stanno facendo pagare con gli interessi, però non bisogna neanche sempre nascondersi dietro a questo, perché noi a Udine si è fatta una partita vergognosa, si è perso per un errore arbitrale, presunto errore arbitrale, sì, comunque la prestazione rimane. Noi a Bologna si è fatta una prestazione indegna, si è perso per un errore arbitrale, sì, però si è fatta una prestazione indegna. Noi a Bergamo si è fatta una prestazione indegna, si è perso e le concentrazioni mediatiche della Fiorentina sono andate sui cori presunti razzisti contro Commisso. Noi ieri si è fatto una prestazione arrogante, ma nel senso sbagliato del termine. E ci siamo ammazzati da soli. Noi ci siamo rovinati con le nostre mani ieri. E tutto andrà concentrato sull'arbitro che ci ha messo del suo. Che se, è vero che l'arbitro ci ha messo del suo. Però noi si è preso Dugo in 15 minuti, dove ancora l'arbitro non ci aveva messo del suo, Dugo da imbecilli. Cioè, Dugo in ripartenza, dopo aver fatto il primo minuto possesso palla, portiere difensore, già si era rischiato di perdere palla, col portiere aveva sbagliato un passaggio ed era uscito a pelo, stava per far rigore, non contento, 30 secondi dopo hai riperso un pallone e l'ha mandato in porta. Cioè, manca tanto, tanto per essere una squadra con un'identità chiara e soprattutto funzionale. Manca tanto. E nascondersi dietro solamente agli episodi che io dico sempre nei miei video. Il calcio è fatto di episodi, spesso le partite le decidono gli episodi, però i presupposti affinché un episodio si verifichi vanno costruiti. E questo è importante. Cioè, è vero che ci sono stati gli episodi discutibili, però rimango dell'avviso. Il fallo di Dzeko su Milenkovic, da cui nasce il 4-3, non ci sarebbe stato se Milenkovic fosse stato in difesa. L'Inter non avrebbe fatto quel contropiede e la Fiorentina si sarebbe portata a casa il pareggio. E invece tu, col tuo atteggiamento scriteriato, hai creato un presupposto su cui l'arbitro ci ha cavalcato e ha permesso all'Inter di portare a casa la vittoria. E quello è un errore. Siamo poi tutti d'accordo che l'arbitro ci ha messo del suo, però tu hai permesso anche all'arbitro di far vincere l'Inter. È quello il problema. E una squadra con questi limiti non se lo può permettere. Non si può permettere sta squadra di creare il far west in tribuna tra la dirigenza nostra e quella dell'Inter. Non se lo può permettere, per quanto possa essere sudicia e antisportiva e contro ogni regolamento di fair play l'Inter non te lo puoi permettere, perché ti devi guardare nel tuo giardino, non devi fare la guerra contro realtà sporche. Chi se ne frega se l'Inter è sporca, guarda la tua realtà che sta affondando, che è pulita ma sta affondando, quindi non te lo puoi permettere. Non ti puoi permettere di fare silenzio stampa di contestazione, parlo dell'allenatore che non ci sta capendo un cazzo da 2 mesi a questa parte, e che in una conferenza stampa, non mi ricordo dopo quale partita, ebbe il coraggio di dire: io non so più cosa fare, come di sta squadra ormai io non ce l'ho più sotto controllo. Un allenatore che dice: io non so più cosa fare, 10 minuti dopo deve essere esonerato. Per quanto io ribadisco,
ha le sue scusanti perché sta squadra è scandalosa a livello tecnico e a livello caratteriale, però un allenatore non può permettersi in conferenza stampa e pubblicamente dire io non so cosa fare, non so più cosa fare. Cioè, un allenatore che qualche settimana fa ti fa una dichiarazione del genere non può permettersi di fare silenzio stampa di protesta, non se lo può permettere, perché se la Fiorentina è in queste condizioni c'è anche una colpa sua. La dirigenza non può permettersi, soprattutto parlo di Pradè, non può permettersi ogni volta che va a parlare ai microfoni di contestare sempre solo gli arbitraggi e mai il suo operato, perché l'acquisto più costoso della storia fiorentina gioca 10 minuti a partita e si fa male. E anche Rossi era di cristallo, Giuseppe Rossi, però quando giocava vinceva le partite da solo e si pagò 10 milioni. Questo si è pagato 30 milioni, un gioco male, quando gioca fa schifo. Cioè, perché non si mette mai in discussione l'operato? Una squadra dove va via il preparatore dei portieri. Cioè, c'è troppe cose che non tornano. Perché sicuramente il preparatore dei portieri non sarà un fenomeno, forse. Ma che Terracciano e Gollini facevano anche prima di venire a Firenze. Non è che sono diventati imbecilli venendo a Firenze. Hanno sempre fatto schifo. Quindi si sta parlando comunque di due portieri mediocri. E sono sempre stati così prima di venire a Firenze. Quindi, se ora sono diventati scarsi, non è colpa del preparatore. Hanno semplicemente proseguito il trend della loro carriera. E sono sbagliato prenderli, sostanzialmente, no? È quello il concetto. Non si può permettere Bonaventura di andare e dichiarare a fine partita: sta squadra l'anno scorso la Vlahovic faceva un gol a partita. Noi 2 anni giochiamo così. Praticamente ha criticato l'allenatore, il modo di giocare la squadra e tutto il reparto offensivo. E un giocatore senza palle come lui non se lo può permettere. Perché è un giocatore che prima della partita con il Twente mi viene a dire, nella partita casalinga contro il Twente, che era schierato titolare, viene a dire: Mister, io non me la sento di giocare, e va in tribuna perché non se la sente di giocare. Uno così, con questa personalità, non può parlare. Perché se questa squadra è senza spina dorsale, il problema è soprattutto suo, che è considerato uno dei leader dello spogliatoio e ha la stessa personalità del mio davanzale. È quello il problema. Lui non si può permettere di parlare. Cioè, qui c'è troppi giocatori che parlano, che dichiarano, che criticano, che dicono la loro, che invece devono buttare giù la testa e lavorare perché stanno facendo cacare tutti, dal primo all'ultimo. Non c'è un giocatore, anzi, uno lo voglio salvare, che è un giocatore che è l'unico che si è immerso nella stagione che dovrà fare la Fiorentina, cioè Kouamé, che era un esubero, un giocatore che è rimasto a Firenze perché nessuno l'ha voluto comprare ed era un giocatore fuori dal progetto ed è l'unico che è entrato bene nella filosofia di attitudinale che la Fiorentina dovrà sposare in questa stagione, l'unico. Parzialmente posso salvare Amrabat e Martinez Quarta, che sono altri due che diciamo la vivono in maniera abbastanza corretta, con i propri limiti, come anche qua me, giocatori che hanno dei limiti tecnici, sono giocatori normali, da media-bassa classifica, però sono giocatori che almeno interpretano bene le gare. Gli altri devono rendersi conto di qual è la stagione che dovremmo fare. E ancora non l'hanno capito, perché altrimenti non inviti Terracciano a rinviare. Ma lo inviti a perdere tempo. Poi si può stare qui a dire Venuti è un imbecille. Sì, io Venuti vi dico la verità. L'ho sempre difeso perché secondo me accanirsi contro una riserva in una squadra dove nessuno sta rendendo per quello che è stato pagato, nessuno sta rendendo per quelle che erano le aspettative inizialmente riposte in lui, in una squadra dove non funziona niente, dai piani alti al magazziniere. In questa realtà non funziona nulla, accanirsi contro Venuti e spesso succede Biraghi è un controsenso, perché sembra le volpi siano di loro due. Quando a Istanbul contro il Başakşehir Biraghi non c'era, non giocava e si è fatto una prestazione indecorosa. In questa squadra le cazzate sono distribuite su tutti gli elementi, perché delle volte la cazzata la fa Mandragora, delle volte Milenkovic, delle volte Quarta, delle volte Igor, delle volte Biraghi, delle volte Dodò, delle volte la fa Amrabat, delle volte Bonaventura, delle volte la fa Baracca, a volte Cabral, a volte Jovic, a volte Nico Gonzalez, a volte Ikoné. Ogni partita c'è due o tre
che prendono 4 e mezzo, diciamo, sulle pagelle, e non sono mai soliti. Vorrà dire che la squadra fa schifo. Perché quando, se il colpevole fosse sempre uno, sempre i soliti due, uno dice, vabbè, sono due limitati, quando la Fiorentina epurerà questi due elementi, risolve il problema. E invece non è così, perché ogni partita sono giocatori diversi che fanno cacare. E allora i colpevoli, tra quelli che vengono etichettati come colpevoli, sono sempre diversi. Accanizio contro Venuti, che è vero che ci ha fatto prendere il gol, però ribadisco, non mettere la difesa a centrocampo e l'azione dell'Inter neanche c'è. Perché neanche c'è. Non permettere a Barella di fare quel taglio o fargli fallo, perché puoi tranquillamente tranciarlo, ti pigli il cartellino rosso, chi se ne frega, la partita almeno finisce. E Barella non fa quel cross. Cioè, Venuti è stato l'ultimo che poteva mettere una pezza a una catena di errori che è partita dal rinvio del portiere. E non ce l'ha messa. Ha fatto un errore grossolano, perché ha rinviato ingiustificatamente addosso al giocatore dell'Inter. Ma è stato l'ultimo che poteva metterci una pezza. Ed è ingiusto, secondo me, prendersela solo con lui. Cioè, etichettare lui come capro espiatorio di questa situazione indecorosa che c'è a Firenze e prendersela solo con lui. Non è giusto. Non è giusto. Poi, è un giocatore da Serie A? No, assolutamente. Ma ce n'è più di uno che non sono da Serie A in questa squadra, secondo me. Però, cosa pensi? Che se te a gennaio vendi Venuti, la squadra comincia a giocare? Ma Venuti non gioca, è una riserva. È vero che quando entra fa danni. Ma cazzo, ma ci si può prendere con una riserva? Io, sinceramente, non mi sembra una cosa sensata. Poi, ho preoccupazione io quando gioca Venuti, quando c'ha il pallone Venuti davanti alla porta e cerca un dribbling. Sì, certo che ho preoccupazione. Ma ho preoccupazione anche quando Amrabat cerca un'apertura e la difesa è alta. Ho preoccupazione quando Milenkovic cerca un anticipo a 50 metri dalla porta. Ho preoccupazione quando Ikoné cerca i dribbling e siamo sbilanciati davanti. Ho preoccupazione quando la palla arriva a Biraghi e so che lui non crossa di prima perché non è capace, la stoppa e si perde i tempi dell'azione. Cioè, ho preoccupazione spesso quando i nostri giocatori hanno il pallone, perché questa è una squadra sterile. E quindi chiunque abbia la palla non ti dà il senso che possa succedere qualcosa. Allo stadio, il gol di Koné, io non ci ho creduto, perché ho visto Koné inciampare sul pallone come al solito. Non so da dove abbia tirato fuori quel tiro, perché Koné di solito inciampa sul pallone e lo stava rifacendo. Quando vedo Koné puntare un giocatore avversario e andare verso la porta, io mi aspetto o che inciampa sul pallone, o che lo perde, o che si trascina la palla fuori, oppure che tira una brioche addosso al portiere. Tutto mi aspettavo tranne quel tiro lì, ma perché Koné in un anno mi ha abituato a quel tipo di giocate e non ho più aspettative sul giocatore e non ce l'ho su quasi nessuno della Fiorentina le aspettative. Poi vogliamo accanirci con Venuti, accaniamoci con Venuti. Vogliamo dare tutta la colpa all'arbitro? Diamo tutta la colpa all'arbitro. Però domenica andremo a Spezia contro una squadra che è in difficoltà palese, una squadra che rischia tanto quest'anno di andare giù, una squadra che non ha trovato ancora la propria identità. Andremo a Spezia e faremo sembrare forti anche loro. Perché noi siamo così. Riusciremo a far resuscitare giocatori che è un anno che fanno schifo. Perché è così? Perché verremo dominati sulle fasce, perché Jasi da seconda punta, che tutto il campionato è già a seconda punta e non azzecca una prestazione, con noi sembrerà Van Persie, perché tanto è così. Tanto è così. E però troveremo una giustificazione anche a seguito di una prestazione brutta come quella che faremo a Spezia di sicuro. Troveremo una giustificazione che è però mancava lui, però siamo stati sfortunati lì, è però si è preso il palo, è però l'arbitro ha sbagliato in quella circostanza, è però, e c'è mille problemi. Che tutte le volte vengano saltati, non vengono mai affrontati. La partita di ieri è una testimonianza che siamo sbagliati, che sbagliamo in maniera evidente nell'atteggiamento. Perché non esiste prendere 4 gol in contropiede da una squadra che lotta per lo scudetto, che non lo vincerà mai, perché sono ridicoli, però, per il livello ovviamente per cui sono costruiti, però è una squadra costruita per lo scudetto e tu hai preso 4 gol in contropiede da una squadra costruita per lo scudetto. Fate voi. Se vi sembra una cosa normale, parliamone. Cioè, nel senso, io penso che ci sia tanta mea culpa da fare e non la vedo. E non la vedo nei giocatori, non la vedo nell'allenatore, non la vedo nella dirigenza, non la vedo nella presidenza.
E manca questo, manca questo atteggiamento, perché tu non puoi risolvere un problema se prima non lo identifichi. E questo è normale. Il mio video si conclude qua. Vi invito a scrivere nei commenti il vostro pensiero, se ce l'avete, se volete dire la vostra, siete d'accordo, non siete d'accordo, volete approfondire, fare domande, scrivete pure nei commenti. Vi lascio in descrizione il link al mio profilo Instagram se volete scrivermi in privato. Vi invito a iscrivervi al canale se già non lo siete. Noi ci vediamo. Ai prossimi video che dovrebbero essere dedicati alle partite a domenica, perché oggi invece sono in casa e dovrei riuscire a vederle tutte. Ciao a tutti!